sull'importanza di Fanon, cioè bisogna interrogarsi, perché in qualche modo bisogna chiedersi in che misura Fanon parla al presente, in che misura il presente ci aiuta a rileggere Fanon. E questo credo lo sforzo da fare. Immediatamente può esserci anche un qualcosa nel presente che sembra allontanarci sideralmente da Fanon, cioè la geografia con cui lui si misurava non è più la geografia del presente, in qualche modo. La durezza, ma anche la regolarità della geografia con cui lui si misurava, che era una geografia ricostruita su un confine enorme che divideva il mondo in due, tra gli imperi coloniali e le colonie, tra una figura di cittadino e una figura di suddito, oggi quel confine è difficile recuperarlo in quei termini, nei termini di una così chiara distinzione. E quindi questo, in un certo senso, la geografia del presente è tremendamente più complessa di quella con cui aveva a che fare Fanon, ma non per questo è meno violenta. E se c'è un tratto decisivo che emerge dalla realtà che Fanon racconta, su cui cerca anche di intervenire come psichiatra, cercando di curare soggetti, è una realtà segnata dalla violenza, da una violenza che lui definisce assoluta, no? A 360 gradi, una violenza che nella realtà coloniale, nella realtà in cui Fanon lavora, opera, che è l'Algeria stravolta, sconvolta dalla guerra di decolonizzazione, è una violenza che si esercita in modo totale nella misura in cui colpisce sia il colonizzato che il colono, cioè non risparmia nessuno. Il soggetto nasce dentro questa violenza, è scolpito da questa violenza. Allora, la centralità della riflessione di Fanon è in qualche modo un tentativo di rendere conto di che tipo di soggetto nasce dentro questa geografia e questa storia violenta, che è il colonialismo in fondo. Rispetto all'attualità di Fanon, bisogna vedere come tradurre quel tipo di violenza rispetto alla violenza che persiste oggi, come tradurre la risposta che i soggetti oggi cercano di dare rispetto a uno scenario di violenza. Certo che non è comparabile la violenza del colonialismo, la violenza che poteva vigere ad Algeri negli anni 50, durante la guerra, che è stata una guerra senza frontiere, senza limiti, no? Una guerra ricorrendo a strategie tecniche che oggi definiremmo terroristiche. Rispetto al tentativo di trovare una continuità di questa violenza nell'oggi, beh, certo è lì bisogna ritradurre quello scenario di violenza, che è molto diverso, per come agisce oggi è molto diverso, è molto meno immediato, è più indiretto se vogliamo, è meno evidente, e così anche meno evidente la visione manichea e dicotomica della società che poteva avere un abitante della Casbah di Algeri, che sapeva dove era il suo interlocutore, il suo nemico, che era nella città coloniale, nella Ville Blanche, come la chiama Fanon. Oggi non è così facile ricostruire e rivedere quel confine così chiaro, anche perché i soggetti contro cui si oppongono i militanti postcoloniali oggi rispetto ai soggetti invece ai colonizzati e ai sudditi coloniali che si ribellavano nell'immediato dopoguerra, sono completamente cambiati, una galassia che è completamente mutata, un universo che è mutato. Cosa significa oggi opporsi al Fondo Monetario Internazionale? Cosa significa opporsi alle multinazionali? Cosa significa opporsi al ruolo della finanza internazionale globalizzata? È chiaro che è un qualcosa di profondamente diverso rispetto alla possibilità di avere chiaro un fronte, di avere chiaro un nemico anche. Oggi questo nemico non si vede, non si tocca, non si afferra, e quindi l'attualità di Fanon crea un problema, cioè il fatto di tradurre Fanon nel presente crea un problema. Ci sono due concetti che pongono problemi oggi, che si rivelano attuali dalla lettura di un libro come Dannati della Terra, credo che siano principalmente l'idea di violenza che emerge dal lavoro di Fanon e una specifica dimensione della soggettività, del soggetto. E sono due concetti inseparabili in Fanon.
fa non più che essere chiaramente uno psichiatra, quindi si trova a lavorare con soggetti, a curare soggetti, soggetti che possono essere coloni e colonizzati, e questi soggetti non li assume come entità astratte, no? Fuori dalla storia, cosa che invece nell'introduzione di Jean-Paul Sartre alla prima edizione dei Dannati della Terra, Sartre fa sue molte delle idee di Fanon, ma le declina in termini universali, come se si potesse parlare di un soggetto come entità, no, transtorica, universale, assolutamente fuori da qualsiasi contesto. Fanon non aderirebbe mai a questa visione del soggetto. Non esiste un soggetto quale quello suggerito dall'esistenzialismo di Sartre o di altri filosofi, che non possa essere concepito come calato nella sua storia, calato in condizioni materiali specifiche, calato in condizioni politiche specifiche. E quindi quello che fa Fanon come psichiatra è soprattutto una sociodiagnosi del soggetto, cioè definisce il soggetto in funzione delle condizioni sociali che ne determinano l'identità, la dimensione. E quello che si trova ad avere fra le mani anche come psichiatra è un soggetto in frantumi, un soggetto frantumato dalla violenza del colonialismo. E per colonialismo Fanon intende sempre un qualcosa che non può separare tra le due polarità, tra le due figure che costituiscono la scena coloniale, no? Quella del colono e quella del colonizzato, quella del nativo e quella del cittadino, no? Delle metropoli coloniali. Sono due polarità che insieme costituiscono questa soggettività che fa problema, e tutte e due si modellano reciprocamente. E il collante, l'elemento che tiene insieme questo rapporto, è un rapporto di violenza, e allora lì c'è forse la dimensione più difficile anche da accettare, da ritradurre oggi, però assolutamente inequivocabile, che emerge dal libro di Fanon, che l'idea che la violenza sì è la malattia, ma è anche la cura, che la violenza è l'unica possibilità per lavare la violenza originaria che è stata l'occupazione della terra determinata, che ha determinato il colonialismo. Allora, in quel senso, la violenza che Fanon coglie nel contesto generale di una violenza assoluta che definisce la condizione e la situazione coloniale è pensata come un qualcosa da cui non si può scappare, no? Che non si può evitare, a cui si è costretti. Non è una scelta, è una necessità in certo senso inesorabile per soggetti che non hanno niente da perdere. In quel senso forse Fanon è veramente, non lo dice esplicitamente, però ricordiamoci un'epigrafe di Marx quando, no, sostiene: non avete null'altro da perdere che le vostre catene. Fanon sostanzialmente ci ripete questo, dietro la lotta coloniale c'è questo. Less and less feeling about things, you know, just take life as it comes. Fanon, quando parla del colonizzato, del soggetto colonizzato, parla di zombie, dice, no? Parla sempre di soggetti che sono mezzi morti e mezzi vivi, perché ridotti a una deprivazione, perché costretti a vivere in ambienti malsani, come poteva essere la Casbah di Algeri negli anni 50. Quindi questi zombie sono anche delle figure molto attuali, no? Che poi sono tornate in un certo cinema degli ultimi 20-30 anni, e immediatamente gli zombie si contrappongono a un'altra figura potente che ha in un certo senso segnato l'immaginario cinematografico e non solo degli ultimi anni, che è quella del vampiro. Allora si potrebbe traslare questo rapporto tra colono e colonizzato nei termini di una guerra degli zombie contro i vampiri, perché in fondo un vampiro è colui che parassitariamente succhia il sangue della sua vittima, no? E lo zombie è il soggetto mezzo morto che soltanto per il fatto di opporsi e far vedere che è ancora vivo, con un movimento quasi invertebrato, però terrorizza potenzialmente il vampiro. Quindi la lotta è tra il terrore, e questo Fanon lo dice esplicitamente, cioè il colonialismo è terrore, la lotta dei colonizzati deve essere terrificante. Allora, la figura terrificante forse è lo zombie, e la figura che invece produce il terrore, quindi il vero terrorista, è il vampiro. Rispetto all'attualità delle due figure, del colonizzato e del colonizzatore, quindi del suddito e del cittadino in qualche modo, potremmo vederla anche in questi termini. Queste due figure esistevano, l'ho già detto e lo continuiamo a ripetere, intorno a un confine indiscutibile, che era il confine che tagliava in due il mondo, tra imperi metropolitani, la letteratura postcoloniale definisce così, e colonie.
cioè tra Londra e Mumbai, tra Parigi ed Algeri, tra Lisbona e Luanda, va bene? Questo era il grande confine che spaccava in due il mondo. Oggi questo confine non organizza più niente, cioè non è più questo confine a organizzare il mondo, ma non per questo sono cessate le condizioni di profonda diseguaglianza, di enorme sfruttamento, di violenza che saturano uno spazio che ormai è globalizzato. Paradossalmente uno spazio che è diventato globalizzato anche grazie alle lotte di decolonizzazione, grazie alle lotte di liberazione che progressivamente hanno cacciato via questa occupazione diretta. E allora sì, è chiaro che lì la constatazione di un fallimento c'è stata, immediatamente, subito dopo la decolonizzazione c'è stata, e Fanon stesso la ammette, no? L'ammette in un libro che precede addirittura l'indipendenza algerina e vede già il fallimento della nuova nazione algerina tra guerre fratricide, tra l'importazione di un'idea rigida di nazione, la minaccia di un'identità islamica. Tutto questo Fanon lo denuncia prima ancora che accada. E allora, lì, in quel senso, se è vero che abbiamo di fronte un fallimento nella decolonizzazione, è anche vero che lo scenario del presente si presenta in modo molto diverso rispetto allo scenario di dominazione diretta che il colonialismo implicava. E la dominazione oggi, l'abbiamo già ripetuta abbondantemente, quella indiretta della finanza internazionale, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, dell'accesso ai prestiti, dell'indebitamento, dei piani di aggiustamento strutturale. Tutto questo è quanto innerva questa forma di dominazione indiretta, che sarebbe anche possibile, forse facile, chiamare come neocolonialismo, come una semplice riproduzione o iterazione di una dominazione coloniale che non passa, di un passato coloniale che non è passato. Io credo che sia leggermente più complicata la questione in termini, come dire, geopolitici e globali, se vogliamo, che sia a volte forse semplicistico pensare che la storia si ripeta sempre inalterata. E non solo semplicistico, ma anche in qualche modo che sia una storia che continua, se la raccontiamo in questi termini, ad avere un solo soggetto che fa e che disfa tutto. E qualsiasi irruzione di un altro soggetto che non è bianco, maschio, occidentale, diventa irrilevante nella storia. Sarebbe disconoscere le lotte e la portata anche, in un certo senso, di vera emancipazione che ha animato quasi tutte le lotte di decolonizzazione e di indipendenza. E quindi sarebbe usurparli di un atto per ripristinare un soggetto unico, il fatto di non riconoscere la rottura che queste lotte hanno determinato. E però è innegabile, appunto, che il contesto del presente è segnato da forme di violenza probabilmente forse ancora più feroci in termini anche di vittime e di morte, di portato di morte, di quanto non sia stato il colonialismo nella sua fase, perlomeno nella sua fase precedente alle guerre di decolonizzazione. Il colonialismo non è stato necessariamente soltanto una storia cruenta, è stata anche una storia di scambi, è stata una storia che ha contribuito in qualche modo, in maniera molto complessa, a globalizzare, no? E quindi, in quel senso, se il presente ripropone di continuo una forma di dominazione, forme di disuguaglianza, tassi di violenza attraverso forme diverse, la principale differenza è che tutto ciò che sembra sopravvivere però non può più essere ricondotto a quella geografia. E allora che ne è di quel confine che divideva il mondo in due spazi sostanzialmente dicotomici e poi oppositivi anche complementari, perché in fondo l'idea di Occidente nasce grazie all'invenzione dell'Oriente, banalmente. C'è un libro di Edward Said che ci mostra questo, come l'Europa stessa, e anche Fanon lo dice esplicitamente, cioè colonizzando, inventandosi l'Africa coloniale, l'Europa ha inventato se stessa, cioè l'Africa ha contribuito non solo materialmente, ma anche idealmente, in una storia delle idee, a costruire un'idea di Europa, a costruire un'idea di un soggetto occidentale. L'ha contribuito a farla anche materialmente, in termini di, cioè, i costi materiali dell'esistenza dei cittadini in Europa sono stati quasi tutti sulle spalle dei sudditi delle colonie. Penso che il confine coloniale si riverberi in mille rivoli, e
a nord come a sud del mondo, a est come a ovest, dentro le città globalizzate, dentro le città del sud del mondo, dentro le città del nord del mondo, e continui a insistere con un uguale peso, ma senza più riuscire a essere ricondotto a un principio ordinatore universale. È come uno specchio, no? Come uno specchio frantumato, come uno specchio impazzito che rifrange in maniera irregolare, quasi da, in una superficie quasi che sembra una tela di Braque o di Picasso, i mille rivoli e mille angolature possibili, le frizioni e le rifrazioni di questo confine, e va a segnare ad esempio la condizione dei migranti oggi, dei profughi, dei richiedenti asilo, ma va anche a organizzare gli spazi delle città. Se oggi dobbiamo misurarci con un concetto scabroso come quello di violenza propugnato da Fanon, scabroso perché pone problemi, perché è una violenza, no, salvifica, in un certo senso esoterica, che lava, che purifica e che permette di ripristinare qualcosa. Se dobbiamo farci carico di quel concetto, un concetto appunto, lo ripeto, difficile, dobbiamo fare i conti anche con quello che succede di quel confine, del confine che definiva quella violenza. C'è quanta che non vede, di dire che è non è. Santa. Tanto fai. Il rapporto tra il testo, I dannati della terra, e il film Concerning Violence è un rapporto filologico quasi, mi sembra, che rispetti, il film rispetta e ricapitola molti dei passaggi su cui si articola I dannati della terra. E quindi il problema, se vogliamo, è quello di capire quanto sia le immagini che il film contiene, sia il testo di Fanon, ci spieghino del presente. Cioè c'è un gap, nel senso che la cosa più, il film arriva, chiaramente sfora il tempo storico, che è il 1961 in cui viene scritto I dannati della terra, ma il film non arriva oltre il 1987, che è l'anno dell'assassinio di Thomas Sankara, che nel film si vede, e Sankara stesso già parla di uno scenario che è molto diverso rispetto a quello che ha di fronte Fanon quando scrive I dannati della terra nel 1961. Cioè il problema di Sankara è come fronteggiare, come una nazione postcoloniale, una nazione decolonizzata, al Burkina Faso, affronta il ricatto del Fondo Monetario Internazionale e quindi affronta il ricatto del debito. E dice un qualcosa che è profondamente attuale oggi, perché noi sappiamo di cosa si parla quando si parla di debito, perché lo viviamo sulla nostra pelle, no? Noi, i greci, gli spagnoli sanno benissimo che cosa, quali sono le conseguenze di una politica di prestito e di indebitamento. Sankara lo denuncia nell'Africa nel 1987, cioè quasi 30 anni fa, ed è una situazione che si è adesso rivelata non tanto periferica, non tanto possibile da marginalizzare a un determinato luogo del mondo che poteva essere relegato in termini di sud del mondo, e quindi di raccontare una storia che non si sarebbe mai dovuta riflettere altrove. Oggi parlare di debito è parlare di una situazione che riguarda la nostra esistenza, e quindi il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Europea, i piani di aggiustamento strutturale sono un qualcosa che definiscono la radice della nostra esperienza contemporanea, la nostra esperienza materiale contemporanea. Allora, quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? N'en voyons pas. Quindi già il film sfora e arriva a lambire il presente, e lambisce il presente in un altro, secondo me, in un'altra grande, o aggredisce uno dei grandi temi che rendono ancora attuale, se vogliamo, il colonialismo, che è il colonialismo è una questione, come lo diceva bene Conrad, Joseph Conrad, lo scrittore, cioè il colonialismo ha a che fare con la conquista della terra, no? E la conquista è l'appropriazione della terra, questa è la storia del colonialismo, è un'appropriazione che sfrutta risorse che vengono prodotte, risorse di luoghi, e le espropria da quei luoghi. E credo che oggi, anche per come funziona la finanza banalmente, per come funziona l'economia globalizzata, questa matrice estrattiva sia un qualcosa di decisivo, e che riguarda anche le nostre vite, no? Pensiamo a fenomeni come la gentrificazione. Chi è che produce la ricchezza per cui un pezzo di città diventa improvvisamente vitale? Le persone che lo vivono, che la abitano, che producono quello spazio. E poi cosa succede? Che quella ricchezza che è prodotta dal basso viene come estratta, risucchiata,
no? E viene messa a profitto. E allora arrivano prima i creativi, poi le agenzie immobiliari, poi il real estate, poi i bed and breakfast, magari bed and breakfast, poi gli alberghi di lusso, poi le boutique, e un quartiere cambia. E quella è una forma di colonizzazione, in qualche modo. Cioè la gentrificazione in sé è una forma di colonizzazione, significa occupare un territorio, espropriarlo da coloro che hanno prodotto il valore, e quindi espropriare i soggetti dal valore che hanno prodotto, e questo valore farlo volatilizzare altrove e costringere la popolazione originaria ad andarsene o a restare in termini sempre più precari. Allora, in questo senso, nei nostri spazi urbani possiamo vedere che, no, che forano il terreno e che estraggono valore da una terra che è stata occupata violentemente, mano militare, e che la stessa matrice estrattiva forse si può rintracciare anche in fenomeni molto più banali, come quello dello spazio urbano che noi abitiamo, della ricchezza che si produce insieme negli spazi urbani, che viene prodotta molto spesso dal basso, perché poi i quartieri che sono, come dire, sottoposti a dinamiche di gentrificazione sono sempre quartieri che in precedenza erano abitati da classi popolari, no? da nativi in qualche modo, e nativi che vengono poi espropriati del loro territorio e sono costretti magari ad andare a abitare in enormi casermoni o dormitorio, in quartieri fuori, lontani dal centro, vengono perifericizzati. Beh, queste dinamiche estrattive sono enormi oggi, cioè riguardano una geografia globalizzata, sono le stesse che sono alla base del land grabbing in Africa, che è una forma di colonialismo molto più letterale, se vogliamo, nel senso che è il fatto che degli stati si comprino degli enormi appezzamenti di territorio, sottraendoli e deportando la popolazione che abitava originariamente quei pezzi di territorio, perché in prossimità di una diga, di una particolare risorsa energetica, di una miniera di diamanti, di una miniera di materiali preziosi. Ecco, sono le forme contemporanee in cui il colonialismo si rinnova, però è un colonialismo che non prevede più, non presuppone più questa enorme separazione tra un nord e un sud, tra un cittadino dislocato nel nord e un suddito dislocato nel sud. Oggi quel confine è dappertutto e ci sono sudditi e cittadini che vivono in prossimità. E questo è il dato complesso della geografia del presente. Ghana,